sindaci dei piccoli paesi fanno sentire la loro voce. Sentiamo l'inviato Francesco Lagorio. Noi sindaci siamo arrabbiati, veramente arrabbiati, perché innanzitutto abbiamo poco potere. Se non si ascoltano i sindaci, non credo che si andrà molto lontano. Chiediamo di condividere le scelte che verranno fatte tanto nella fase di transizione quanto nella fase della ricostruzione. Chiediamo certezze sulle somme che verranno impegnate per questa difficile opera. Sono arrivati qui a Coppito da tutti i comuni terremotati per incontrare Bertolaso. Sono 49 sindaci un po' esasperati. Da 30 giorni hanno i cittadini in tenda, le case inagibili, le casse vuote. Sono preoccupati per la ricostruzione e soprattutto vogliono capire dove sono i soldi. I soldi ci debbono stare assolutamente, perché noi assolutamente rivogliamo la nostra città e i nostri borghi, per cui i soldi li trovi chi li deve trovare. Se si vuole veramente ricostruire e ridare un futuro a questo territorio, bisogna parlare di risarcimenti totali del 100%. Finanziare al 100% chi ha la prima casa ci va bene, ma chi ha la seconda e anche i non residenti devono essere finanziati, qua, diciamo almeno quasi allo stesso modo, perché come sono strutturati i nostri centri storici, le case sono concatenate e quindi i nostri centri storici in questo modo verrebbero condannati alla morte. I sindaci dei 48 piccoli comuni del cratere del sisma sono tutti d'accordo, le modifiche del governo al decreto per l'Abruzzo non sono sufficienti, qui l'economia è fragile e lo spettro dello spopolamento è sempre vivo. Abbiamo chiesto anche una cosa che ci sta particolarmente a cuore, l'istituzione di un fondo per i giovani finalizzato a dare opportunità ai giovani di questi luoghi perché è la generazione più a rischio, è quella che potrebbe maggiormente essere attratta dall'ipotesi di andare via da questi luoghi. Qui a Villa Sant'Angelo oggi sono arrivati i vigili del fuoco per cominciare a rimuovere le tante macerie, per cominciare a pensare al domani. Noi oggi ci occupiamo di liberare la viabilità in modo da poter usufruire, per esempio, del comune, perché è rimasta intatta. A Villa Sant'Angelo, come a Fossa, i terreni per le casette di legno e i prefabbricati leggeri sono già pronti. Come volevano i sindaci dei 48 piccoli comuni, saranno diversi dai villaggi aquilani antisismici voluti dalla Protezione Civile. Ci siamo battuti e abbiamo ottenuto di non entrare in questa tipologia di quei villaggi, anche perché questo avrebbe comportato magari di fare un villaggio dovevano andare tre paesi. E questo avrebbe dato la quasi certezza della morte dei centri storici. A Bertolaso il compito di ascoltare, spiegare, puntualizzare e chiarire non si stanca di ripetere che per la ricostruzione ci sono 400 milioni di euro nel 2009 e 300 milioni di euro nel 2010. Il decreto terremoto parla chiaro. Ma che la copertura finanziaria non credo debba essere il problema né mio né dei sindaci. Quello che serve è avere le garanzie che i soldi ci siano. I soldi ci sono perché sono stanziati e sono richiamati nei vari articoli di legge.